nella notte di velluto, Almo del Mirana, baciai le piante giallastre dei suoi piedi dalle dita lunghe. Mi immolai, ma non servì a nulla. Eravamo entrambi condannati. Il tema dell'amore è stato affrontato in qualsiasi tipo di produzione artistico-letteraria sin dall'antichità ed è il tema del fotolibro che vi presenterò in questa puntata. Non è un caso se tra i film che ho scelto per l'introduzione è presente Lolita di Kubrick. È infatti l'autore che inserisce all'inizio di questo fotolibro la citazione che ho appena letto, tratta dal romanzo Lolita di Vladimir Nabokov. Oggi parleremo di quello che a mio avviso è il miglior libro prodotto da Alex Ott, Niagara, pubblicato da Stadl nel 2006 e riedito da Mack nel 2018. All'esterno il libro si presenta con una copertina in similpelle, molto piacevole al tatto, che fa percepire da subito l'elevata qualità dei materiali usata da Mack per i suoi fotolibri. Nel fronte di copertina troviamo una delle immagini contenute nel volume e il titolo stampato con una pressa a caldo. Nel retro di copertina troviamo invece un testo, preso da una delle lettere d'amore presenti nel libro, che recita: «Se ci fosse un bel appartamento, e io avessi un lavoro decente, e tu ti sentissi felice e pensassi che ci potrebbe essere una bella storia insieme, torneresti a casa?» È infatti questa la chiave di volta di tutto il progetto, la collezione di lettere d'amore presenti nel libro. Come spiega Alex Ott stesso. So when I worked in Niagara, you know, I had this idea, okay, it's about love. What does that mean? What am I going to do? So I started photographing couples. And the pictures lacked energy in some ways. And they weren't really speaking to love. So how am I going to get at love? How am I going to get at this energy between couples? And I was desperate. And out of desperation, I made things happen. One of the strategies I had was, out of pure desperation, was to start collecting love letters. Because one thing that you can't do with photographs is, you know, hear inside people's heads. And I thought, well, if these things were written down, if people's feelings were written down, that would be an amazing element. Vi leggo adesso alcuni estratti del saggio intitolato Over the Rainbow di Philip Brookman, presente a fine libro. Il viaggio inizia come una storia d'amore sulla giovinezza, la speranza e l'avventura, alimentata da sogni di una nuova vita oltre la frontiera. Ma rapidamente cade fuori controllo, mentre la natura prende il sopravvento, rompendosi in frammenti di spirito, di emozioni incontrollate e di rimorso. Un bagliore scintillante emerge lentamente dalla scena, come un nuovo amore all'alba. Cascate del Niagara. Diamanti bianchi incisi simmetricamente su quattro porte identiche, ciascuna chiusa alla nostra vista. Quale dramma si svolge dietro queste porte chiuse? Nelle sue fotografie, Sott sbircia impassibile nelle stanze sterili dei motel, ed è subito chiaro che questo non è un racconto romantico. Qui la cerimonia è il simbolismo dell'amore come istituzione. Il suo idealismo, illuminato da un pallido bagliore nordico, si contrappone alla sua realtà. Né documentario né fittizio, Niagara è più un viaggio circolare che una narrazione con un inizio, uno svolgimento e una fine. La sua voce è in prima persona, presente, la sua storia è raccontata con le parole dei soggetti del fotografo, la sua conclusione è come l'inizio, la porta di una stanza di motel chiusa, una domanda senza risposta, e ancora l'acqua che cade nel silenzio eterno. Chicca finale di questo libro sono le note del fotografo scritte a mano, che ci aiutano a comprendere meglio il suo viaggio, le sue problematiche e le storie dei soggetti fotografati. Concludo con le mie opinioni. Come detto all'inizio di questa puntata, reputo Niagara il miglior libro creato ad oggi da Alex Ott.
Un libro emotivamente potente che mi ha colpito nel profondo e che riesce, ogni volta che lo guardo, a farmi entrare metaforicamente in ogni sua fotografia, lasciandomi in balia di questo malinconico viaggio nelle cascate del Niagara.